questa la chiesa di San Dionisio Areopagita. Ricordate questo santo, che salendo per l'Acropoli vi parlerò di lui. A sinistra la banca della Grecia e a destra qui abbiamo la Madonna. I tre neoclassici più conosciuti, più famosi, più fotografati del centro Atene, costruiti tutti e tre dagli architetti che abbiamo detto che ha portato Tol di Baviera quando era venuto per governare il nostro stato. Allora, il primo, di stile ionico, vedete, su stile ionico ci sono le eliche sul capitello, abbiamo l'Accademia, in mezzo c'è l'Università, anche questo c'era delle colonne dello stile ionico, l'Università, e osservate pure che dietro l'incolonnato nell'edificio dell'Università, come praticamente facevano anche i templi pagani, ci sono dei bei affreschi. E l'ultimo più avanti, di stile dorico questa volta, notate lo stile dorico, colonna grossa, capitello semplice, si trova la Biblioteca Nazionale. Allora ripeto, l'Accademia, l'Università e la Biblioteca Nazionale. Maria Freschi sul palazzo. Allora, nel momento che qua giriamo a sinistra, avremo angolo a destra appena si gira il pullman, o adesso davanti a noi, questo con la bandiera, sono le prime scuole medie della città, quando Atene.